Nella prima parte di Viaggio A, questa sera vi racconteremo la storia di Giulia, del suo sorriso capace di vincere la malattia e la morte. È la cosa più bella al mondo, la vita. Noi non ci rendiamo conto di quanto quello che abbiamo valga veramente. Quando le cose ti vengono a mancare ti accorgi di quanto veramente siano importanti e di quanto siano profonde e servano per andare avanti. Non sentiamo questo grande vuoto, sentiamo solo che ha lasciato per noi grandi cose. E a noi ci piace viverlo così, proprio nella bellezza e nella pienezza di quel dono che ci è stato dato e non nella disperazione di quello che ci è stato tolto. È dall'amore che si genera la vita, ciò che Dio ha creato, la cosa più bella al mondo, la vita. Questa è la storia di Giulia, del suo sorriso, del suo entusiasmo che contagiava tutti, della sua voglia di vivere, anche quando tutto sembrava parlare solo di sofferenza e di morte. È in questa casa nel centro di Bergamo che Giulia ha vissuto con la sua famiglia e dove tutto parla ancora di lei. Foto che sono bellissime, no? C'è l'espressione di Giulia autentica, vera, guarda. E è una bella età anche lì di Giulia, eh? Bellissimi ricordi. Una cosa importante invece per lei è stata la danza. Danza che ha fatto dall'età di 5 anni. Quando lei ballava aveva questa particolarità, sorrideva sempre. Giulia per me era una grandissima sorella. Quando cercavo aiuto, lei subito veniva da me e per chiedermi che cosa avevo, che cosa volevo. Era decisa, era anche simpatica, quando c'era da fare la battuta, lei la faceva senza preoccuparsi. Già da piccola frequenta l'oratorio. La sera recita il rosario con la famiglia. Ma Giulia è anche e soprattutto una ragazza normale, come tante della sua età, che ama ascoltare la musica, stare con gli amici, soprattutto con Chiara, la sua amica del cuore. Questo è stato il nostro primo compleanno insieme, quando io ho compiuto 4 anni. Abbiamo passato 11 anni bellissimi, in cui abbiamo condiviso l'asilo, le elementari, le medie e le vacanze al mare, in Toscana insieme, sempre divertendoci come delle matte. Faceva tutto con entusiasmo, viveva la scuola con entusiasmo, andava a fare la spesa, lo viveva con entusiasmo. Tutto per tutto aveva sempre quella grande dose di entusiasmo che era contagioso, che ti faceva sentire importante, non so, qualcosa di particolare, mai banale, insomma. E quel gusto per ogni aspetto della vita, dal più serio al più divertente, non lo ha perso mai. Lo shopping era uno dei suoi, delle sue attività preferite, proprio praticamente. Un mese prima della sua partenza per il cielo ha pensato, visto che c'erano i saldi, non poteva mancare a questo appuntamento. E lì si è scelta un pantalone morbido, una tuta, però era in dubbio, per cui ne ha prese 2. E poi si è domandata, ma perché le ho prese, che non so neanche se le utilizzerò mai.
Perché quando Giulia ha solo 12 anni, quando la vita è ancora tutta davanti e lei sogna di fare l'archeologa e di scrivere un libro, proprio allora tutti i suoi sogni si spezzano in una normale giornata d'estate. Mentre è in vacanza con la famiglia in una casetta al mare, un banale dolore alla mano fa precipitare la vita in un incubo. Verso mezzogiorno sono rientrata ed aveva la mano sinistra con del ghiaccio. Faccio, ma cos'è Giulia quella? Non lo so, mamma, mi si è gonfiato a questo punto, ma probabilmente è una puntura di insetto. Diciamo che la mamma, un sentore di mamma, ha capito subito un po' la gravità della quella che sembrava una cosa banale, di una puntura di insetto. Quando ho visto che dopo una settimana non regrediva, l'ho portata a fare tutti gli esami in ospedale. Ricordo quando abbiamo incontrato Giulia che aveva questa lesione a livello della mano, sospetta che abbiamo sottoposto una biossia e nell'attesa del risultato l'abbiamo lasciata andare in vacanza. Dopo qualche giorno che eravamo in vacanza è arrivata ovviamente la telefonata dei medici di Giulia che hanno chiesto di rientrare immediatamente e così abbiamo poi fatto. Io ho avuto l'ingrato compito di comunicare ai genitori di Giulia la malattia mentre erano in vacanza. Ho parlato con i genitori e poi con la ragazza per spiegare di che cosa si trattasse e che era un tumore della mano. Quello che deve affrontare è uno dei mali peggiori. Le percentuali parlano di un caso di sopravvivenza su 5, ma lei non si abbatte. E tutta l'energia che metteva nella danza e nella vita ora la impegna nella sua battaglia più grande. Quando ha iniziato le cure, i medici le hanno comunicato che queste cure avrebbero fatto perdere anche i capelli. Giulia sdrammatizza anche il peggio, anche quando la chemioterapia le toglie i capelli e la costringe a usare una parrucca. Anche quando i quaderni, la musica, le passeggiate con gli amici devono lasciare il posto alle flebo, ai continui ricoveri in ospedale, ai dolori strazianti. Continui a pensare, sto male, povera me, povera me. Continui a deprimerti, dopo stai peggio. Se invece ci fai una risata sopra e te è andata come è andata, via, basta, passato. Adesso sto bene, pensare al presente, ecco, adesso come sto? Sto bene, basta, mi godo questo momento. Adesso sto male, vabbè, domani spero di stare meglio. Beh, la vita quotidiana è stata letteralmente stravolta perché una malattia non ha le pause, una malattia quando ce l'hai, una malattia di questo tipo, ce l'hai 24 ore al giorno. Appena lei stava bene, se non mi chiedeva i compiti perché potevamo giocare sempre insieme. Anche quel giorno lì ci eravamo messi sul divano e volevo stare un po' con lei, volevo abbracciarla. Diciamo che a Giulia non, fisicamente non è mai stato risparmiato niente. Noi genitori abbiamo accettato la malattia di Giulia. Giulia, con la sua capacità di andare oltre, l'ha accolta la malattia. E secondo me un po' l'essenza di tutta questa storia sta anche dentro qua, il fatto che lei l'abbia proprio accolta la malattia. Ciò che ci spinge a continuare ad andare avanti siete proprio voi, tutte le persone che sono attorno, perché se io mi vedo tante persone attorno che mi dicono dai, vai avanti, forza che ce la fai, allora mi fa pensare, sono importante per loro, allora devo andare avanti, devo guarire per ritornare a fare tutto quello che facevo prima insieme a loro. Giulia vede nella malattia la strada che Dio ha misteriosamente scelto per lei. Si affida alla fede in Lui e ai medici che chiama i suoi supereroi. Ci chiamava i suoi supereroi e noi dicevamo sempre, cercavamo di contenere questo suo entusiasmo anche perché consci del fatto che la sua malattia fosse difficile da curare. È facile pensare a dei supereroi quando pensi che ce la facciano a curarti. È strano invece che lei ti continui a considerare un supereroe nonostante sappia, avverta che non la salverai. E drammaticamente sarà così.
Proprio quando la malattia sembra regredire, un esame di controllo fa di nuovo precipitare tutto nel buio e nel dolore. Un forte dolore intercostale ci ha messo un po' una pulce all'orecchio. Piano piano in noi si faceva chiara la strada, però il grosso problema era dirlo a Giulia. La cosa che temevamo di più è che Giulia avrebbe potuto sentirsi tradita da tutta la fiducia che aveva riposto, diciamo, in noi. Entrata nella stanza, nello studio, ci ha visto perplessi e un po' affranti rispetto a questa sconfitta della medicina e ci ha abbracciato e dicendo: se ce l'abbiamo fatta una volta, ce la faremo anche una seconda volta. Non preoccupatevi, dice, voi siete sempre i miei supereroi. Ci ha un po' spiazzato, veramente, non ci aspettavamo questo. Io non so com'è il paradiso, com'è il cielo, però senz'altro è stato un assaggio di cielo e di paradiso, perché poi è diventato proprio un abbraccio comunitario con i medici, tutti e cinque lì abbracciati. È stato per me un attimo di cielo. Giulia lascia senza parole i medici e i genitori. Sempre con il rosario al collo, portato come una semplice collana, sempre a chiedere il miracolo della guarigione, sempre determinata a mettere tutta la sua grinta in ogni cosa. Anche l'esame della terza media, che affronta due mesi prima di morire, lo prepara con il massimo dell'impegno. In queste immagini la vediamo proprio mentre studia in quella che lei chiamava la scuola in pigiama, un servizio grazie al quale i ragazzi ricoverati possono continuare a seguire le lezioni. E Giulia non si risparmia neanche per andare ovunque a raccontare il segreto della vita che lei ha incontrato. Ma anche la forza di questa fede a un certo punto si incrina. Giulia ha un crollo e grida tutto il suo dolore. In una mia visita, cui l'avevo appunto portato la comunione eucaristica, era un momento di particolare dolore e lì ha manifestato proprio tutto il suo dire: ho pregato sempre per gli altri, adesso fai qualcosa per me, Signore. È stato un momento veramente, credo, di grande sofferenza. A quel grido disperato una risposta arriva. Attraverso un episodio apparentemente piccolo, ma che per Giulia si rivelerà la carezza di Dio. Una mattina, mentre si trova a Padova per un ciclo di cure, il macchinario della radioterapia si rompe. Ma l'ospedale è vicino alla Basilica di Sant'Antonio e prima di ripartire Giulia con i suoi genitori entra nella chiesa. Siamo entrati che iniziava il rosario, abbiamo recitato il rosario e poi si è inginocchiata vicino alla tomba. C'era una signora in ginocchio di fianco a lei. Quando ha terminato la preghiera Giulia si è alzata ed è andata proprio a mettere la mano sulla tomba del santo. E questa signora l'ha seguita ed è andata proprio a mettere la mano sopra la sua mano malata. E proprio in quel momento l'ha guardata intensamente negli occhi e poi se n'è andata. E lì è successo qualcosa di molto, molto particolare. Ci disse: ma devo conoscere questa signora, devo assolutamente sapere chi è questa signora. E comincia a rincorrere questa signora nella basilica che si stava avviando all'uscita. E quando ha fermato la signora ha detto: ma tu chi sei? Io sono una mamma e ho capito che tu stai vivendo una sofferenza più grande di te e quindi ho pregato con te. È uscita da quella chiesa la Giulia di sempre. Voglio dire che aver vissuto questo come papà, come genitori, è un grande dono, è un grande dono. Io e i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme. Una delle canzoni preferite di Giulia era proprio Strada facendo, cantata dalla versione di Laura Pausini. Era una canzone che sentivamo all'infinito. Lei era molto legata a quel passaggio: troverai un gancio in mezzo al cielo. In mezzo al cielo, per dire che non ti preoccupare, che piano piano tutto volgerà al meglio. Mi dona speranza.
suo gancio in mezzo cielo per Giulia sono stati tanti. Tante persone che si sono avvicinate e hanno conosciuto Giulia nella malattia, sono state per lei un gancio. E ho corso in mezzo a prati bianchi di luna. Quel gancio in mezzo al cielo per Giulia sarà anche il viaggio a Medjugorje, per chiedere alla Madonna la grazia della guarigione e la forza per andare avanti. E un gancio in mezzo al cielo sarà il libro che riuscirà a scrivere, grazie anche alle trascrizioni di questa videotestimonianza che rilascia 2 mesi prima di morire. Il suo corpo è ormai stremato dal tumore, il viso gonfio per il cortisone, fa fatica a parlare, ma mette tutta se stessa in queste parole, così grandi e profonde che sembra impossibile vengano dette da una ragazzina di soli 14 anni. Tutto porta d'amore. Guarda caso, anche Dio è proprio, si chiama Dio amore. Per me la parola amore potrebbe essere diventare proprio un modo per chiamare il Signore. Dio, Dio amore, Dio Signore amore, papà. È dall'amore che si genera la vita. Un amore tra una donna e un uomo genera la vita, ciò che Dio ha creato, la cosa più bella al mondo, la vita. In questa storia chi era davanti, chi è sempre stata davanti a tutti, ben oltre a tutti, è Giulia. Non eri più tu come papà esempio a lei e ai tuoi figli, ma era lei, figlia di 12-13 anni, che era davanti a te. Era lei che tracciava la strada e il cammino. Qualche mese prima della morte, in cui per le terapie aveva difficoltà a deglutire, avevo proposto a Giulia di prendere solamente un frammento della particola proprio per questa sua difficoltà. Ma lei con grande determinazione invece ha detto no, la voglio tutta intera proprio per questo desiderio di un incontro che anche nella comunione si manifestasse pieno. Ecco. Quello che mi colpiva di Giulia è che lei offriva ogni giorno la sua malattia come preghiera per i non credenti, per le famiglie, per gli altri suoi amici ammalati. E pensa che proprio solo l'ultima settimana mi viene a dire Madonna, ma io posso pregare per me stessa? L'ultima settimana prima di salire al cielo. E negli ultimi giorni riesce a portare a termine la cosa a cui teneva di più, una coroncina di puro ringraziamento. Noi a Dio chiediamo sempre, diceva Giulia, ma non pensiamo mai a dirgli grazie per tutto quello che ci dà. E così Giulia, con gli ultimi respiri, detta una preghiera in cui non esistano richieste, ma solo un infinito grazie. Si è messa proprio qua ad elencare tutti i punti in cui lei doveva ringraziare il Signore. Giulia ha scritto che ringraziava per l'ottima salute, che chiaramente per lei non c'era più, ma lei intendeva proprio la salute del cuore, dell'anima. Il 19 agosto 2011, mentre a Madrid milioni di ragazzi pregano nella Via Crucis della Giornata Mondiale della Gioventù, Giulia parte per il cielo. La coincidenza o il segno, come le chiamava Giulia, ha voluto che lei morisse la sera della Via Crucis. Quindi la Via Crucis rappresenta bene la vita di questa ragazza, che però non è stata solo sofferenza. E Giulia lo leggeva così, cioè il mistero della sofferenza lo leggeva sempre come la sofferenza illuminata dal Signore, da Dio. E quindi credo che morire la sera della Via Cruce sia stata forse la coincidenza più bella per il messaggio di vita di Giulia. Ricordo che lei aveva detto, una cosa che io tengo molto è che devo lasciare dei segni del mio passaggio in questo reparto e con voi. E poi è stato proprio così. Non ti dimenticheremo mai, Giulia. E grazie per tutto quello che ha fatto. Dopo 2 anni di sofferenze, la sua vita finisce quando ha solo 14 anni. Ma Giulia ce l'ha fatta, perché il suo sorriso continua a vivere in chi l'ha amata e ancora oggi continua a parlare di lei ai tanti che non l'hanno conosciuta. 2 mesi prima della partenza per il cielo, Giulia ci ha spiegato
come voleva essere vestita. Ma una cosa in particolare che così ci piace sottolineare era che lei non voleva le scarpe ai piedi, perché voglio sentire proprio sotto i piedi le nuvole quanto sono soffici. E questa era un'immagine che lei così quasi se la sognava. Il miracolo che noi umanamente ci aspettavamo non è arrivato, però ne è arrivato un altro di miracolo, molto, forse molto più grande. Il miracolo è di averci fatto vivere questa situazione e di farci vivere questo momento proprio con, nella bellezza, nella pienezza di ciò che ci è stato donato. Non certo nella disperazione di ciò che ci è stato tolto, che ci è stato tolto tutto, perché quando ti tolgono un figlio, e puoi avere 100 di figli, ma ti tolgono comunque tutto. Noi non ci rendiamo conto di quanto quello che abbiamo valga veramente. Quando le cose ti vengono a mancare ti accorgi di quanto veramente siano importanti e di quanto siano profonde e servano per andare avanti.